Bentornati alla quinta edizione di Non ho capito Cecca e Cipo. Grazie Scott, ciao. Grazie Scott per essere qui con noi, ringraziamo veramente tutti i nostri tecnici, grazie davvero a tutti. Come state a casa, tutto bene? Sì. Serena75 dice ciao. Ciao Serena75. Salutiamo, che tra l'altro forse la conosciamo. Senti, ti posso chiedere un sorsetto d'acqua, perché, capito? Ah. Grazie. Vabbè, bevo io. Sì, bevo io. Un sorsetto. Fa un sorsetto a testa. Va bene. Questa la conosco. Stiamo per annunciare il prossimo ospite, l'ospite di questa sera. Viene da molto lontano perché è un nomade ormai da un po' di anni. È uno scrittore, cioè da dire uno scrittore, un viaggiatore. Anche un fotografo, in realtà. Maestro yoga. È un sacco di cose, tutte insieme. Signore e signori, questa sera abbiamo l'onore di avere con noi Antonio Di Guida. Un grande applauso. Ciao, buonasera a tutti. Come va? Bene. Te quando l'ho pubblicato il primo libro? Il primo libro che io ho pubblicato è stato nel 2015, che ero in Nepal. Spiego un attimino da che dove sei partito e perché sei partito a fare quello che stai facendo, ecco, brevemente. Perché. Ok. Allora, io sono un viaggiatore io e uno scrittore. Sì, ma dillo a casa. Ok. Io sono un viaggiatore, uno scrittore e un fotografo. Giro il mondo in cerca di storie, di esperienze da poter raccontare e da poter ispirare altre persone a realizzare tante cose bellissime nella vita, che ce ne sono veramente tantissime. E quindi a dargli quella spinta per scavalcare le quattro mura e gli circonda la sua vita, che forse non è più così tanto felice come dovrebbe essere. Ma cos'è che ti ha spinto a fare questo passo? Mi ha spinto che quando ho finito l'università ho detto che è finita qui, non ci sta che sia finita qui, e parto. Parto e mi cambia la vita, è il primo viaggio che faccio in Africa. Senza una lira? Senza una lira, non avevo un euro, non avevo un quattrino. In più facevo il volontariato, quindi non avevo da pagare niente, perché mi davano sia vitto che alloggio, sia da mangiare che da dormire. Però quel viaggio fu illuminante per me, perché ho detto no, cavolo, non voglio vivere per tutta la mia vita dentro un ufficio, voglio girare il mondo, voglio scoprire altre cose. Sono stato 2 anni in Australia, sono partito per l'Australia, ho vissuto per 2 anni in Australia, dove ho lavorato, ho fatto qualsiasi tipo di lavoro. Dall'imbianchino al muratore al manovale al guidatore di scavatori a raccogliere cavolfiori a lavapiatti, qualsiasi cosa per accumulare più soldi possibili e poter iniziare a viaggiare e investire su quello che mi piaceva fare. Quindi ho creato un sito web che si chiama italianbackpacker.com, che ad oggi, che è nato nel 2014, conta migliaia di iscritti che tutti i giorni comunque leggono gli articoli, che vengono si ispirano comunque alle mie storie, ma anche a storie di altri viaggiatori per poter cambiare la loro vita. E attraverso questo blog ho iniziato a condividere i miei scatti fotografici, i miei libri, e quindi mi sono creato questo lavorettino. Perché diciamocelo che si può vivere di questa cosa qui. Certo, se non tu vivi in Italia. Se non tu vivi in Italia, certo. Perché se vivessi in Italia non potrei vivere. Però siccome vivo dall'altra parte del mondo, anzi, vivo in camper con la mia compagna, quindi si sta insieme, si guadagna il minimo indispensabile per poter vivere. Sono compagna che salutiamo perché la vediamo in lontananza. Ciao Nadia. Si può viaggiare e stare liberi tutto l'anno. Tra l'altro te in Italia ci stai molto poco, quindi... Ci sta quando devo uscire con me. Quando devo uscire con me. Esatto. Allora, il primo giorno io arrivo in Italia... E verifico. No, almeno la prima sera sto con mio babbo. Sto un po' con mio babbo, ciao, come va, tutto bene? La sera dopo, la seconda persona che chiamo, perché ormai la prima è stata mio babbo, la seconda persona è Fabio Cipollini. Il Cipo poi mi dice le cose che fanno. Al di là di questo, volevo dire che te comunque hai anche fatto dei tutorial, no? Sì, quest'anno ho aperto la prima scuola di cicloviaggio italiana, che conta un centinaio di iscritti, un centinaio di aspiranti cicloviaggiatori, perché dal 2016 ho iniziato a viaggiare in bicicletta per il mondo,
mi sono detto, secondo me un corso farebbe bene, no? A tantissime persone vorrebbero iniziare a viaggiare in bicicletta. In questo corso che cosa succede? La persona si iscrive, entra dentro la community con gli altri cicloviaggiatori e in più seguono il corso. E il corso sono le prime basi per iniziare a fare un viaggio in bicicletta, quindi la parte meccanica della bici, come riparare la bici, che tipo di bicicletta, le ruote, il manubrio, il sellino, le borse, i portapacchi. Secondo capitolo, il secondo modulo è come vivere viaggiando, quindi come trovare lavoro, come mantenersi economicamente, perché io ho fatto questo lavoro, cioè mi sono creato questo lavoro, però ce ne sono migliaia, centinaia di altri lavori che puoi fare in giro per il mondo: il massaggiatore, l'artigiano per fare le collane, il pittore, il musicista per strada, come tutte le volte ti ho detto io a te, che dovresti pigliare e partire con la chitarra. Ci sono tantissime, una miriade. E poi ci sono gli altri moduli che sono per tracciare il percorso, l'accampamento, la cucina, come cucinare mentre sei in viaggio. Tante persone la prima domanda fa: ma come fai a cucinare, come fai a ricaricare il telefono? Il pannello solare, che tutte le volte io quando pedalo me lo metto di dietro. Raccontaci invece il periodo del Covid, dove noi abbiamo passato chiuso in casa. Te invece l'hai passato, se non mi sbaglio, in una piccola isola, no? Ho passato in Bolivia, sempre in Bolivia, ero proprio ritornato da poco sul suo viaggio in bicicletta e la mia consorte era venuta in Sud America a trovarmi. E nel mentre noi si stava viaggiando in Bolivia sul lago Titicaca, a un certo punto si sente di questa pandemia, però lì ancora non era arrivato niente. Qualche giorno più tardi arrivò l'annuncio che dovevano chiudere tutte le frontiere e chi era dentro rimaneva dentro e chi era fuori rimaneva fuori. Quindi siamo rimasti per un anno sopra su questo isolotto. Il primo anno di Covid l'abbiamo passato lì perché non c'erano più voli di rimpatrio. Anzi, c'era un volo di rimpatrio che costava più di 1000 euro. E sinceramente io pagavo 40 euro in mese la casa in affitto che avevo. Su quell'isola non si sapeva nemmeno che cos'era la mascherina. E lì hai scritto? E lì ho scritto l'ultimo libro. C'è da dire una cosa, che Antonio Di Guida è il suo primo libro, che è uscito nel 2015. In totale quanti libri hai scritto? Quattro libri. Se li facciamo vedere, allora andiamo dal primo. Il primo libro, fallo vedere più vicino, perché poi sì, facciamo vedere più vicino, dobbiamo far vedere, dobbiamo dire per quale motivo sono così belle queste copertine. glielo dico io o glielo dici te? Tutte queste copertine. Allora, quello è il primo, questo è il secondo. Beh, sono molto semplici in realtà, sono molto semplici, ma per quello... Però il Cipo ha tantissimi talenti, non è soltanto un musicista. Questo terzo... Cipo c'ha un gusto per l'estetica veramente. Esatto. Ma sembrano più quelli dei turisti in realtà, però vabbè, sono E questo è l'ultimo. E questo è l'ultimo, però... è quello in realtà che vado un pochino più fiero. E anche come libro credo sia il libro che ha andato attento, mi piace più di tutti, dico bene? Sì. Allora, vogliamo andare a parlare, se per te va bene, proprio dell'ultimo libro che hai scritto? Dell'ultimo libro? Tratta del penultimo viaggio che ho fatto, che sono i 2 anni che ho vissuto in Asia. Quindi si tratta di un viaggio dall'Australia, da Sydney, dopo 2 anni che ho vissuto in Australia, parto e via mare e via terra percorro tutta l'Asia. Quindi Indonesia, Malesia, Thailandia, Cambogia, Vietnam, Laos, Myanmar, India, Nepal, Dubai, Stati Arabi, prendo una bicicletta perché avevo finito anche i soldi e quindi dovevo un po' anche andare in rallentatore, ma in realtà è perché stavo andando troppo velocemente. In 2 anni... mi sono fatto mezzo continente e dicevo: cavolo, sto andando troppo veloce, quindi devo trovare un mezzo di trasporto molto più lento per poter godermi il più possibile il viaggio, soprattutto in Iran. Quindi in Iran inizio questo viaggio in bicicletta, che poi arriverò in Italia con la bicicletta, quindi Iran, Turchia, Grecia e Italia. Dov'è che si possono trovare questi qua? Questi possono trovare sul mio profilo Instagram, c'è un link, basta cliccare su quel link e ti va direttamente su i miei libri. Oppure su Amazon, basta mettere Antonio Di Guida, escono tutti i miei libri. Oppure sul mio sito italianbackpacker.com. Cos'è, un complimenti? Un nuovo follower. Vuoi dire qualcosa anche sugli altri libri o ti basta? Ma sugli altri libri in realtà no, dai, sennò divento troppo monotono, quindi sono altri libri, questo è il libro. Spiega brevemente. Allora, Africa, parla di volontariato in Africa. Prima esperienza, primo libro di Antonio. Primo libro, le persone che vogliono iniziare a viaggiare e hanno la fobia come ce l'ho avuta anche io. Australia, il lavoro all'estero, quindi chi vuole iniziare a lavorare all'estero attraverso i Working Holiday Visa.
L'Iran in bicicletta è il racconto di viaggio dell'Iran in bicicletta, che ti può dare un po' di conoscenze su come realizzare un viaggio in bicicletta. Okay. Ecco, volevo sapere come riesci a alternare il tuo viaggio poi con la scrittura, il momento in cui scrivi. Ecco, ti dai un esempio, un mese totalmente alla scrittura, oppure, che so, scrivi un po' tutti i giorni? No, se io viaggio... O scrivi una volta al mese, che ne so. No, quando io viaggio, magari mi appunto delle cose sul mio diario, faccio fotografie, faccio video, che anche quelli mi faranno ricordare quei momenti che sto vivendo quando scriverò. E quando viaggio trovo dei luoghi che veramente mi piacciono, magari dei progetti per fare volontariato, dei luoghi dove trovo un affitto veramente basso, dei luoghi dove mi sento ispirato e mi fermo. 1, 2, 3, 4, anche 5 mesi, e quel momento che mi fermo, allora dedico il tempo lì alla scrittura. Tempo alla scrittura. Perché dov'è che ti alloggi? Nelle case delle persone, se mi ospitano. O anche in strutture che magari... Oppure in progetti di volontariato. Quindi sono luoghi che si possono trovare sul sito Workaway, che è un sito proprio di volontariato. Ti danno vitto alloggio in cambio di 2, 3, 4 ore al giorno di volontariato. Esatto. Che può essere qualsiasi cosa. Stare dietro all'orto, stare dietro alla famiglia, stare dietro agli animali, fare dei workshop alle persone locali. Qualsiasi. Tra l'altro metti in vendita anche le tue foto, no? Esattamente, le mie foto, e infatti avevo portato anche questo, però vabbè, sono delle foto, e sono queste foto che io ho fatto in viaggio. Facciamo vedere magari avvicino qualcosa, giusto mi fa capire il book. Questo è il booklet, il famoso questo booklet. È il book, che questo... tra l'altro mi sa che... No, questo non c'entro niente io. Questo è il famoso booklet, che nella moda, in realtà, se sei un modello, un giovane attore e vuoi provare a fare qualcosa nella pubblicità, nella televisione, fanno pagare 1.000-2.000 euro per fare una cosa del genere. Quindi ovviamente se l'hai fatto da solo... 10 euro. Meglio di tutto, infatti. Quanto è bello. 10 euro. All'interno ci sono tutte... La stampa. Tutte le fotografie molto belle che rappresentano la vita, la storia e il percorso di Antonello Di Guidello. E sono tutte qui dentro. A posto. Allora, signore e signori, io andrei a presentare, se per te va bene, la tua meravigliosa moglie. Se per lei va bene. Se per lei va bene, ma facciamola entrare, vieni. Facciamo pure accomodare nel centro. Presentiamo a casa, al grande pubblico, Nadia. Piacere. Devo parlare al microfono. Parlerò al microfono. Ecco, se lui diceva che non era a suo agio, per me è la prima volta in tutta la mia vita che sono davanti a un cellulare, a delle persone. Vorrei sapere delle cose, innanzitutto da quanto è, perché voi adesso è un po' che avete cominciato a fare questa avventura insieme. Da quanto tempo è? 3 anni. Fai anche delle cose... L'hai vista e l'hai anche provate? L'ho vista e l'ho anche provate, perché dovete sapere che queste bellissime persone, nonché i nostri carissimi amici, quando tornano da viaggio comunque ci portano sempre qualcosa, anche stasera infatti. Ci hanno portato delle tisane rilassanti. Grazie mille. Che quello è molto importante. Quindi, grazie mille per tutte le cose che ci ho portato, i palisanti, quanti hanno sempre i palisanti, no? Perché per fortuna ora ce l'ho ancora a casa. Ce n'hai. Tre volte tre porte. Sì. Ma che cosa servono i palisanti? Perché me l'aveva spiegato l'altra volta. Vabbè, spieghiamo brevemente al pubblico che cos'è il palo santo. Palo santo è un albero che cresce in Sud America, che viene tagliato, viene lasciato macerare per 10 anni in maniera naturale, sono 10 anni per terra, cresce un fungo, esce fuori questo olio, si impregna il legno e quando lo accendi, poi vengono essiccati, vengono tagliati, quando lo accendi emana questo profumo balsamico e la popolazione indigena in Sud America lo utilizza molto per pulire le stanze da un'energia pesante. Ah. Quando stai amando tu dici, madonna questa stanza che pesantezza è già, no? E mandami anche le mosche e le zanzare, davvero? È vero? Esatto. E poi oltre al palo santo, un'altra cosa che mi portò è la salvia. La salvia però non da fumare, ma da accendere. No, certo, da accendere, no, non era da fumare, no. Spieghiamo al pubblico a casa che non tutto si fuma, ecco. La salvia non è da fumare, ma mi portò questa salvia secca, no? Un bastoncino di salvia secca. Ma neanche io. Rosmarino, salvia e altre, tipo lavanda, ci si può mettere che la secchi, la voglio dentro un filo di spago, lo accendi e anche quella è balsamico e fa la stessa cosa. E dà un sacco infatti di benefici. Te li davano? Io l'ho accesa 2 volte e basta. E sappiamo che te comunque crei anche delle cose tue, proprio artigianalmente, proprio con le tue mani, proprio che crei te.
Dico sì, bene? Sì. O erro? No, giusto. Correggimi se sbaglio. No, corretto. Ma mi sembrava... corretto. Che creo anche qualcosa con le mie mani. Sì. E io adoro le piante e trasformare le piante un po' nella cucina. E adesso ho iniziato a fare cosmetici vegetali. Quindi per lo più saponi. Adesso sempre più sto introducendo creme, shampoo, deodoranti. Tutti naturali, sfruttando le proprietà delle piante. Bellissimo. Sì, che testiamo anche su di noi e hanno effetti ottimi. E veramente. Queste sono queste edizioni. No, e anche un sacco di persone sto avendo dei risultati, dei riscontri positivi. E perché molto funzionano, piacciono, bene, bene, sì, meno male. Mi piace perché tanto. Li vendi tipo che so, ai mercatini o li vendo sì, anche da uno shop online? No, nello shop online non ancora. Però mercatini e... Sì, mercatini. E passaparola. Esatto, poi, insomma, passaparola, certo. Così, sì. Oh, no, sto cazzeggiando su Twitch e c'è il ragazzo che ha viaggiato in bici, oddio come si chiama, lo seguo su Insta. Siete dei fottuti grandi, come fate ad avere questo ospite? Io avrei infinite domande. Basta soldi. Pagare. Allora, se ci sono delle domande, adesso mai più perché stiamo per chiudere l'ospitata, quindi se ci sono delle domande... Ce l'avevo io una domanda. Grande, ma progetti futuri? Per tutti e due? Per il momento non ci pausa, sono. Pausa, no. Per il momento pausa. Pausa. Adesso stiamo cercando un diciamo di fare questo progetto di comunità con altri ragazzi. Ma quello che dicevi prima. Prima. A me personalmente mi piacerebbe fare anche dei viaggi di gruppo, quindi all'estero, quindi portare anche delle persone in giro per il mondo. Sto già collaborando con un'azienda che si chiama Sivola, che porta già tanti viaggi di gruppo in giro per il mondo. Sì, tanto c'è gente anche famosa che c'ha Twitch di loro, sì. Dell'agenzia, quindi io lavoro con loro, mi piaceva tanto e quindi vediamo il da farsi, però io già se penso fra 3 mesi... Bene, l'ansia, stiamo andando, di là mi guarda, io a me per l'ansia penso a domanda. Capito, capito. Ho una domanda. Grande. Perché la voce narrante è una domanda. Come fai ad essere accettato su Couchsurfing che nessuno mi risponde? E ci sono sul Couchsurfing. Couchsurfing a me rispondono sempre. Cioè Couchsurfing, ragazzi, è una figata pazzesca. Perché... Che cos'è? Perché io non... Allora, Couchsurfing è praticamente quando viaggi, magari trovi un viaggiatore grande come te che vive in quel luogo e ti può ospitare in casa sua. Quindi magari c'è una stanza libera che può ospitarti. E quindi serve per connettere un viaggiatore con un viaggiatore. Ad esempio, vado a fare un viaggio in Turchia, vado ad Istanbul, apro Couchsurfing, metto Istanbul e escono fuori tutte le persone che sono iscritte. Con recensioni, fotografie, fotografia della casa, che cosa ti può dare. E un consiglio per quanto pare, insomma... Più foto possibili e soprattutto anche essere sempre, belli chiari e rispettosi quando ci si presenta. Tu dici, è diventato Tinder, cavolo, ti sta rovinando. Quello è vero, ma in realtà io infatti non utilizzo più Couchsurfing, ma utilizzo altri siti internet, ad esempio Warm Shower, ma è più legato per il cicloviaggio. Quindi è il Couchsurfing però del cicloviaggio. Poi ci sono altri siti interessanti anche per... La cosa che funziona anche tantissimo sono i gruppi Facebook. I gruppi Facebook dei viaggiatori tipo backpacker turchi, adesso abbiamo preso la Turchia... Ci sono dei gruppi all'interno, dice "Hi everybody, I'm in Istanbul, se c'è qualcheduno che mi può ospitare stanotte", e lì magari qualcheduno ti ospita. Facciamo anche un'ultima domanda, sì. Al volo. Come hai affrontato le tue scelte inusuali in un mondo dove tutti puntano il dito a qualsiasi cosa di diverso? Il problema principale di oggigiorno è il giudizio delle altre persone. Cioè, tutte le volte dobbiamo pensare a quello che cosa pensa, quell'altro che cosa pensa. Te ne freghi? Anche perché... Qui è così, ma dall'altra parte del mondo non è assolutamente così. Cioè, dall'altra parte del mondo non ti viene mai puntato il dito te sei diverso, te hai scelto questa cosa, non viene mai fatto un giudizio. Purtroppo abbiamo il brutto vizio qui in Italia, soprattutto in Italia, di puntare il dito oppure di ridicolarizzare magari un successo, potrebbe essere una felicità di qualche certo, un altro, certo, no? Certo. Volevo dire una cosa, siccome i nostri ospiti hanno portato anche degli strumenti, cioè stavamo facendo... è vero! Però voi dovete suonare. Io farei una breve presentazione di questi strumenti e poi andrei a fare un pezzo insieme. Allora, queste qui sono due maracas, questa qui è un pochino più... Tradizionale. Tradizionale, no? E questa è una maracas...
che viene dal Costa Rica, dalla popolazione indigena Bribri che ha il confine con Panama. E questa è una maracas che loro suonano nelle serate, nei concerti live. È fatto con una zucca che cresce, però sono zucche che crescono su un albero, che viene seccata, svuotata, riempita di altri semi e poi incisa con dei coltellini. Ok, poi cosa abbiamo? Questo abbiamo marina. Questo flauto andino che si chiama Zampogna. Ha vari nomi. Cecco lo stava suonandolo prima. E questo, se dovessi vedere nei popolo Quechua e Aymara, che sono i popoli andini peruani e boliviani, sì, suonano molto anche per strada, abbiamo molte persone. Ha diritto, cioè vai lì e suonano sempre questo. Tu dovessi vedere come lo suonano bene quando sono ubriachi, sì. È una cosa micidiale. Si bevono il mais fermentato e dopo aversi bevuto litri di mais fermentato iniziano a suonare questo. Poi c'è questo flauto che io ho preso anche qui in Perù. Noi compriamo strumenti ma non li sappiamo. Esatto, non li sappiamo. È bello comunque, bello comunque. Ci mettiamo l'intenzione. Scusami. Andiamo avanti. Questo qui è un tamburo preso in Nicaragua. Ah, così dici? Sì, certo. Era una strozzata. Io vorrei fare un pezzo però insieme, visto che siamo qua. Io non so né suonare né cantare, lei è uguale. Sorridiamo. Ci fosse stato il Gaspero, ci fosse stato certo, Orazio. Abbiamo tutti gli strumenti a disposizione. Ti va il tamburello. Sì, si può fare. Vuoi dire il titolo della canzone? Come si chiama? La canzone dell'arrivederci. La canzone dell'arrivederci. Ok. Allora, signori, voi ci accompagnate, ok? Mm-hmm. Ritmo? È come essere intorno a un fuoco, ubriachi marci alle 6 del mattino, capito? Andate tranquilli, liberi. Vai. Ritmo. Vai. Questo, come lo suono? Così. Vai libero. È stato divertente giocare in allegria. C'è un solo inconveniente, che il tempo vola via. Addio, addio, amici, addio. Dobbiamo lasciare, ma ehi, io dico che è ok, io non vedo l'ora di tornare, voglio ritornare, addio, addio, amici, addio, venite domani.